lasciato un foliette. Se quel fungo vi piace il nostro evento, vi vuole venire a prossimi nostri spettacoli ed eventi, lasciare il suo email se possibile. Riato la prossima volta. Da stessi posti spettacoli. Tu cerchi la casa in cui io sono nato, oppure in cui io morirò. Sette finestre sulla facciata. Sul portone d'ingresso sporge un enorme pioppo bianco. Io sono Anastasia, ma spiegare la sorella minore di Marina. Lì da qualche parte si sentono i passi di nostro padre, filologo, scienziato, professore all'Università di Mosca, fondatore del Museo Cucini. Nostra madre ci ha riempiti di musica, ci ha colmati come un olio di olio. Lì ci ha riempiti di musica come di sangue, il sangue della seconda nascita. Aprivamo le nostre vene per provare ad abbeverare i nostri figli con il sangue della nostra malinconia. Dopo una madre così, non mi restava che divenire poeta. Anche se provava ad indovinare la natura delle forze che si dibattevano in Marina, violando la tranquilla quotidianità della vita familiare. A юності, смерті, mai не читаним стихам. Разбросанным, были по магазинам, где их никто не брал и не берет. Моим стихам, как драгоценным вином, настанет свой черед. Con lo sguardo pensieroso, dagli occhi miei, l'interesse verso la musica, a poco a poco, è nata una passione profonda. La lettura, un semplice libro di quello che Marina aveva letto per i suoi 18 anni, sembrerebbe inverosimile, in quantità e varietà. Pushkin, Lermontov, Zhukovskij. Dato la neve, un sorso di fonte, gelato, turchino, col tuo nome, il sonno è profondo. Presentimenti oscuri la tormentavano. Rifiutavo di pubblicare i suoi libri.
tra gli immigrati diventava sempre più difficile. Il mondo arrivò alla guerra. Nel giugno 1939, Tritaeva e il figlio tornarono in Russia. Quello che è successo alla famiglia di Marina Tritaeva in Unione Sovietica è ben noto. Però all'associazione degli scrittori per chi non sta in persona. Lei non si riesce a farsi sentire da nessuno in quanto lei è la moglie di un nemico pubblico. Il russo, la mia lingua madre. All'estero cercava un rifugio. Il francese lo sapeva benissimo. Il tedesco lo parlava fin da bambino. Ma non lo capivano da nessuna parte. E qui non si tratta di una comune incomprensione. Si tratta di solitudine. Lei lo provava da sempre, indipendentemente dal posto e dal paese nel quale si trovava. La casa straniera è la borsa del mercato. In Russia c'è fame, sfacelo, la rivoluzione e la guerra. All'estero di nuovo povertà. Immigrati russi induriti, come succede nella battaglia per la sopravvivenza. Di tutto questo ha un solo nome, giungla umana. Non la comunità, ma una parola semplice e spaventosa, giungla. Non capita, non accettata. Per cosa? Per il suo essere differente da tutto e tutti. Per la sua intransigenza. Per la sua incapacità di sapersi adattare a qualunque cosa. Per il suo diritto di rimanere se stessa. Per l'amore. Terreno. E cosmico. Concreto. O poetico. «Балаганчик» и компания о жизни и творчестве Марины Цветаевой. Назвали мы этот спектакль «Аморы». Мы решили поставить спектакль о любви Марины Цветаевой к жизни, к своим близким, друзьям, к своим творчествам и, самое главное, к своей родине, где она осталась непонятой и погибла. Состоится еще, конечно же, этот спектакль, но мы планируем показать его уже в других городах Италии. Thank you.